Sto facendo ordine qui sullo scaffale, eliminando cose, diciamo, cose che non servono, eccetera. Se avete la fortuna di trovare un alimentatore come questo nella spazzatura, potete usarlo per fare un esperimento interessante. Parliamo di fusibili. Fusibili sono questi oggetti molto carini, questi tubetti di vetro, che sono fatti per fondersi, servono a proteggere i circuiti. Oltrepassato un certo limite di corrente che è scritto qui in piccolo, il fusibile si fonde, quindi si apre e protegge il circuito, il quale non brucia. Praticamente brucia lui e non brucia il circuito. Sicuramente vi è capitato, durante riparazioni o altro, di bruciare un fusibile, di trovare un fusibile bruciato, e la prima cosa che avete pensato è: oh cazzo, non ho il fusibile di ricambio, faccio un ponticello, prendo un pezzo di filo sottile, ponticello il fusibile e provo. E a volte questa cosa va bene, a volte questa cosa va male. Però bisogna stare molto attenti. Adesso facciamo un esperimento, perché uno pensa: ok, io ci metto un pezzo di filo sottile come un capello, come questo, ci passeranno 500 mA e poi si brucerà sicuramente. È troppo sottile, è addirittura più sottile di quello all'interno del fusibile. Quindi io ci metto questo e sono sicuro. E invece no. Mettiamo che questo sia un fusibile da 500 mA, quindi da mezzo ampere, e ci metto questo. Lo prendo, lo saldo sopra e sotto, oppure arrotolo i fili sulla parte metallica e lo conficco nel suo connettore. Però vediamo un po'. Io adesso alimento questo pezzo di filo e lo porto a 500 mA, 0,5 A. Ecco, sono già a 0,7, va bene, 0,5, ed è qui, tranquillo. E allora mi dico: va bene, alziamo. 1 ampere, cavolo, questo capello fa passare 1 ampere. Siamo qua con la tensione alzata, diciamo, attorno ai 12 volt. Allora alziamo ancora la corrente, portiamola a 1 ampere e mezzo. Wow! 1,5 A su un capello da nulla. Portiamolo a 2. Adesso brucerà. E invece no, è ancora lì. È ancora lì tranquillo, è diventato un po' scuro, ma è tranquillo. E siamo a 2 ampere. E la differenza di potenziale è di 1,5 V circa. E allora alziamo ancora, 2,5 A, dai. Vediamo cosa succede. 2,5 A, wow! E ancora funziona. Quindi io dovevo sostituire 500 mA e ci sto facendo passare 2,5 A, sufficienti per bruciare un bel po' del circuito che invece dovreste proteggere. Saliamo a 3 ampere? Ma sì, dai, proviamo. Ed ecco che il filo diventa rovente a 3 ampere. È diventato rosso. Però non fonde. E se io soffio, si raffredda immediatamente. E guardate come oscilla la corrente e la tensione quando soffio. Beh, la corrente no, ma la tensione sì. Posso provare ad alzare ancora e farlo esplodere, però questa cosa mi preoccupa un po'. 3,1, 3,2. Ecco, la corrente non, ecco, è fuso a 3,1 A. Eravamo a 7 volt. E quindi questa è la storia. Attenzione con i ponticelli che fate sui fusibili, perché un filo così vi sembra assolutamente infimo, ma in realtà fa passare tranquillamente 3 ampere e può creare molti danni.